nella domanda sì, naturalmente. Se volete anche presentarvi. Dunque, volevo chiedere una cosa. Dal momento che abbiamo sentito che il progetto stazione e il progetto dell'invalido che verrà istituito tra il fronte mobile e la città, vorrei sapere se no, la stazione è una cosa utilissima da spostare perché è un tracciato da tutta la città. Desidererei sapere il progetto dove la porterete e questo è un altro. Per il vaso che verrà dal ponte mobile alla città, fatte le domandine, fatto il trattamento tutto che avete esposto, a come quel vaso, che cosa verrà adibito a barche sottili, a barche di turisti o soltanto un vaso largo? Grazie mille. Buonasera, io mi chiamo Ivano, faccio parte di un'associazione che insieme a Tenda Nobile e il diverso genere ha fatto un progetto per essere partecipato. La quale hanno partecipato sia il sindaco che l'assessore Marco. Di lì è nata una collaborazione stretta per arrivare a costruire scene di passare, che l'amministrazione era a poco e ha implementato. Quindi, da questo punto di vista, un grande impatto e anche un coraggio, perché stiamo facendo un esperimento sociale, culturale, sì. Quindi ci stiamo provando anche fra lo scientifico, magari può credere che questi passaggi siano impossibili. La danza che vorrei può esprimere un sogno, e qualcuno mi dice ci sono degli altri problemi, forse questi sogni sono un po' lontani dalla realtà. Noi non siamo, abbiamo i piedi per terra, per tantissimi. E siccome ne abbiamo per terra, vorremmo arrivare a fare questo processo partecipativo di progettazione partecipata che sia ai cittadini in maniera molto orizzontale e non verticale. Per quello che abbiamo spinto moltissimo perché la partecipazione sia al basso, costruisca idee, costruisca piani, costruisca possibilità, anche nell'ambito delle problematiche critiche, nell'ambito dei finanziamenti, nell'ambito di quello che c'è già, dei punti di riferimento che l'amministrazione ha messo in moto attraverso tutti i suoi atti costitutivi, ma questa è la grande intenzionalità. Su questa intenzionalità non ci possiamo bruciare, perché lo Andrea il verbo adatto è abbiamo e possiamo. Il verbo adatto è la possibilità di coesistere anche tra questi due interessi e di combinare insieme a queste cose. Per cui io personalmente come umano e quattro associazioni mi sono messo nell'area tematica delle relazioni d'asse di città e territorio, perché penso in particolare anche alla questione della dogana che oggi è andata via in un'altra zona, però può essere una grande opportunità per questa relazione tra la città e la danza. Quindi su questo io come cittadino cercherò di attivarmi sia di mediato che sta mantenendo di questo modo. Di stare davanti a questi focus, per portare il mio piccolo contributo, ma che insieme possa definire concretamente e anche delle responsabilità e anche per dare all'amministrazione un passaggio di responsabilità, perché la danza non finisce con conflitto, la danza è una grande opportunità, vogliamo vivere e costruirla insieme. Grazie. Non li conosco e immagino che
diversi altri quando li conoscono, no? Secondo me i tanti ci rimaniamo a vedere, fatto un riferimento agli scettici, saremo moltissimi come comprensibile. Per cui secondo me è importante che ci diate gli strumenti per capire come accadrà questo concretamente. Le proposte che farete, perché sarà difficile, no? Ci saranno, sarà bisogno che ci siano delle persone competenti, umaniste, perché non è che il primo che passa dice io mi piace, ma voglio questo e quest'altro, e si prende in considerazione. Come avviene concretamente? Però ci sarà gente come noi che siamo in un'altra e abbiamo forse per una prova di tutti i progetti, cose mai realizzate. Io spererei che da questa sera, anziché fare solo studi e progetti, si pensasse anche di investire in cose concrete che non si sono. Perché io, partendo da Palapiano, ho sempre visto i grandi progetti, tutti famosi, e sono finiti nel nulla. Però vogliamo andare a io sarei molto più contento, vorrei spendere di cose che vedo. Grazie. Sono un'idea, come vedi a me, una nota personale, è che siamo amici per affrontare la discussione, la situazione, quindi le proposte riguardo su un tema che più presto mi sembrano un po' pochino. Essendo un gruppo disciplinare, che sono dall'ambiente, evidentemente sono un po' corto. Forse non basta neanche per conoscere i comuni informatici, visto la complessità degli stessi. Però la mia domanda è questa, adesso ci cerchiamo di inizio della via d'acqua. Parte che l'ha toccata perché per anni l'industria mi ha scaricato di tutto, quindi i fondali del Candiano avranno un centro, piombo, carne, cerino, quant'altro, sono di tutto. Però, voglio dire, se si utilizza per l'arco di porto, questo arriverà la tassa di città, attraversando una zona proprio uguale dove sono i centri dell'industria della produzione, tipo lo stabilimento politico in Europa, dove arrivano materiali di vario tipo, dove ci sono spesso partite di fondo durante i campi delle navi e portate. Cioè, mi sembra che diventi difficile poter utilizzare il barco di porto, la via d'acqua, quando è questo grossissimo problema di sicurezza. L'industria dà per visto, e ci sono, ovviamente, per il territorio della terra. Per cui, possiamo dire, il rischio è la terra. Non so se è un fattore, è una serie. Accelerare lo spostamento della CMC, che è altamente, è una catena industriale altamente inquinante e presso il quale sui 3-4 metri abbiamo costruito dei condomini che inquinano e mettono a serio l'inventario la sicurezza di tante persone. Quindi bisogna accelerare quanto prima è stato posto la problematica. Lo spostamento della CMC è urgentissimo, perché i bambini ci stanno malati. Grazie. Urbanistico sul territorio, fra all'interno del Forum Sviluppo, suggerirei di coinvolgere associazioni di disabili che possano, io ovviamente mi rivolgo alla parte di intervento pubblica, che possano aiutare a suggerimenti come ridire questi spazi, senza avere architettoniche pensando in questo modo si vedeva. E se vuole sapere con l'intenzione anche nella prima partita del senso. E quindi coinvolgere anche all'interno della città di Arena, delle associazioni pensionali e di diversa regione. Grazie. Buonasera, mi chiamo Giacomo Cesare,
questo palazzo musicoloso sulla panchina, il singolo che ci fa. A questo punto voglio portare una testimonianza e fare anche una domanda. Voglio portare testimonianza in qualità di operatore del Ponte di Ravenna, da anni, ho una certa esperienza sul canale destro e sinistra. E voglio confermare che non solo le acque di fondo che abbiamo, ci sono anche tanti cristiani che hanno cercato, ci sono anche dei video, le industrie che hanno fatto piccolo, che si chiama Commissione Guerra. Voglio anche dire che soprattutto di notte, quando c'è stato tempo, i 132 venivi presenti nel nostro porto, alcuni di essi aumentano l'erogazione dei fumi o delle polveri costantemente, ogni giorno, dipende da dove sono le navi, c'è un'altissima polverosità, tant'è che andando verso la Galilea, proprio dove passano i turisti delle navi crociere, ci sono un sacco di stabilimenti che hanno dei muti inerti, ossia polverosi, che quando tira porta dentro o anche un po' forte, continuamente si alzano, che sono dati ufficiali di dove vengono a vedere queste polveri, queste sostanze inquinanti. Quindi la domanda che voglio fare è, mi auguro che non ci sia l'arsena 1 e l'arsena 2, cioè le volte. Mi auguro che la società e il statistico possa fare anche un livello di riferimenti in un preciso momento, perché se noi facciamo un buon arsena, un buon progetto, anni di finanza società principale e il porto, proprio che tutto privato ci porta a problematiche di salute, secondo me quindi mi chiedo se è possibile già adesso dare una speranza di non separazione tra il porto e l'asta, ma se si può fare un discorso unico almeno nel medio termine. Per il luogo mi tocca fare i complimenti al progetto, che mi sembra una novità, mi sembra un'occasione che nonostante tutti che non si possono avere, comunque ha sperimentato. Poi voglio dare un suggerimento. Io sono a tanti anni e del progetto sulla Darsena se ne sente parlare da almeno 15 anni che mi ricordo. Quindi immagino che ci sia già fissato degli strumenti urbanistici già esistenti o in progetti già autorizzati una serie di vincoli che non sono superabili da un'idea nuova. Per cui per ridurre la sensazione di lavorare a livello di brainstorming ma con poca o con minore efficacia, non sarebbe male avere un riassunto complessivo di quelli che sono i vincoli. Poi sulla base di questa traccia vada avanti pure il brainstorming e le idee nuove o migliorative. Grazie. Zona, dove ultimamente la microcriminalità è aumentata in maniera molto preoccupante. Se vogliamo creare i progetti per il futuro, dovremmo iniziare dalle piccole cose, cose a cui non servono tanti soldi, cose a cui non servono tante riunioni, tante parole, ma soprattutto un po' di buona volontà. Mi rivolgo soprattutto a lei, signora. Faccia qualcosa partendo dalle piccole cose. Io penso che tutti i cittadini sarebbero più contenti, perché se vediamo dei veri movimenti positivi ci sarebbe più partecipazione anche in futuro e più, penso, non lo so, contentezza da parte dei cittadini. È una cosa molto importante, non lo so se personale, ma penso che le piccole cose siano più importanti dei grandi progetti che sono sempre ottimi. Cominciamo dalle piccole cose, grazie. Antonino, vedere
terra, anzi, è probabilmente necessario. Però credo già da primi interventi hanno fatto che la partecipazione di questo genere porterà delle critiche. Si è sentito già la critica, è logico, con un processo aperto ormai di 22 anni e con i risultati non sono abbastanza scarsi, è logico che si sia partire. Anche perché ci sono due o tre cose che sono dei punti critici che sono legati al progetto della stazione, del fondante, del progetto della civiltà. Ora, per evitare che questa partecipazione venisse venuta, io ritengo che si debbano dare alcune risposte a questi quesiti che sono. Primo, si parla di progetti da lanciare, di concorsi da lanciare per la stazione. Sono finanziati? Ci sono finanziamenti? Perché parlare di progetti internazionali con partecipazione di grandi nomi significa poter risolvere di finanziamenti per poter remunerare questi progetti. Se non ci sono finanziamenti, la partecipazione non potendo si sottofare il concorso, non è un concorso, questa partecipazione diverrà una ritorsione sul fronte dell'amministrazione, cosa che secondo me è da evitare. Per cui passi piccoli non che sia ma che abbiano, possono appoggiare su delle scuole sostenibili, perché altrimenti si finisce per fare cose lunghe. Quindi direi, ad esempio, sono stati costruiti qualche cosa come lì, quindi passi via del programma, c'è la base. I soldi relativi pagati per le opere di organizzazione, per quali cose sono stati spesi? Non certamente per la base. Allora, proposto, prima andare a cominciare a fare delle piccole cose, piccola viabilità attorno. Avete detto che si tornerà all'esistenza del bene, si sistemi anche la strada, perché comunque ha o ha già o avrà un'abitazione con la casa, ha bisogno che ci sia una viabilità ben fatta, accessibile via, senza transito che non si sa che rimane neanche messo. Detto questo, io ritengo che la partecipazione è tanto d'accordo, però deve cominciare a farsi sulle cose concrete. Buonasera. Innanzitutto ritengo che il fatto di questa partecipazione assoluta. Intanto mi presento, mi chiamo Gatto, sono adesso consigliere di circoscrizione Green della Nasna, di cui ci abito già da un po' di tempo, quindi conosco benissimo. Io come questa iniziativa pubblica è notevole innanzitutto, quindi sarò certamente partecipante in prima persona. Una cosa che non ho inteso bene anche in ambito, occorre capire con precisione quando un quartiere in fase di mutazione ha in sé una sua destinazione, una sua vocazione. Ecco, voglio sapere qual è la vocazione della Darsena in questa fase di trasformazione. C'è la vocazione, abbiamo, ma sotto l'aspetto del lavoro e attenzione, ha una vocazione turistica, diciamo, turistica culturale che mi porta in movimento, turisti, gente di cultura, mi ruoterà attorno al Candiano, o è solo il Candiano, non ha un aspetto solo abitativo, di tipo di vario tipo, o qualche market di quartiere o del genere, cioè di fruizione locale. Io invece vorrei individuare, questa è una cosa un punto fermo, un punto di partenza per tutti, quando parliamo, quando parleremo, ci troveremo, dobbiamo avere in testa questo tema, cioè la vocazione della Darsa, vocazione diciamo turistica culturale. Cosa vuol dire? Vuol dire che io progetterò
però tutte cose fruibili per sedurre nel territorio personaggi che portano contributi monetari, ci vengono qua, sono verdi, e quindi avranno un'occupazione, direttamente avranno un'occupazione locale. Quindi, a mio avviso, questo è il punto di partenza. Lasciamo stare che poi uno faccia la torre, il palazzo, non so, qui ma mi sembra il risultato della tipologia costruttiva. Cioè, vogliamo avere un'indicazione, ma che sia solida, ferma, che qui ci si muove solo ed esclusivamente per dare un'industria sotto un palazzo, che non si chiama un'industria che so, chimica, eccetera, eccetera, ma un'industria turistica. Questo, secondo me, dobbiamo averlo sano in testa. Altrimenti facciamo solo per la democrazia, facciamo solo per le chiacchiere e non abbiamo, diciamo, un concreto in mano. Io questo discorso qui non ho detto che era inteso questo aspetto politico, eccetera, eccetera. Questo discorso per la stessa. Cioè, io ho cuore il mio quartiere perché ci apre, ma deve essere un vantaggio non solo per la regione, ma per la regione e per l'Italia stessa. Se io ho la capacità di progettare, di costruire qualcosa che mi porta nel territorio milioni di persone, mi dicono un mese, un giro dell'anno, vale a dire creare quello che in Spagna, grandi linee Doganheim, diciamo l'effetto Doganheim, cioè che ha portato a Bilbao, sono chiuso a Bilbao che non faceva granché, e non scordiamoci che in Spagna c'è la disoccupazione del 22%, e guarda un po' Bilbao ha solo l'8%, voglio dire, sarà un caso, non so, io vorrei che qualcuno mi confermasse o mi contraddicesse su questo aspetto. E allora, non mi dico più di tanto, ma dopo attenzione, io questa cosa qui la sento veramente, e quando una cosa la sento non mi chiedo nessuno. Da bambina, quindi ho sentito i fischi, il rumore, le porre, tutto quanto. Ho vissuto male, come me e anche altre persone, dal 2000 al 2004, l'inizio della riqualificazione della DAS, quando la precedente amministrazione comunale voleva demolire le case di proprietà. Ecco, e con questa partecipazione per farlo di Altodonino. Vorrei che questo non si ripetesse più, prima cosa, e quindi auspico che la progettazione e la partecipazione possano evitare questi stress alle persone, perché se in quel momento si è avuto proprio l'impressione che non si sapesse cosa fare, cioè andare avanti mano a mano che uno aveva un'idea per costruire e poi evitare. Poi l'altra cosa che volevo dire è che, secondo me, partendo proprio dalle piccole cose, come hanno detto anche altri intervenuti, bisogna partire da una pulizia, pulizia proprio per fare la donna di casa, pulire i vari territori, e vorrei sapere questo, a questo proposito, veramente delle onorare oppure per mettere a disposizione per altre cose. Tutto qui, per ora. Perché una cosa che non ci stiamo dicendo, che è comunque da tenere in considerazione, è che la Veneta ha avuto per una decina d'anni un boom edilizio. Allora, noi abbiamo un'area, la Dalmassina, che è un'area enorme su cui fare un progetto, no, un'area grande su cui fare un progetto urbanistico. Però allo stesso tempo la Veneta è tutta questa numerosa materia che è venuta questa sera, non c'è dentro la visita che gli edifici di archeologia industriale che normalmente non sono visitabili, ma che sappiamo essere attivi e che comunque rappresentano un patrimonio grandissimo, come ad esempio il magazzino ex Montecatini che risale ai primi del Novecento. Noi abbiamo visto delle belle immagini di gas. Non molto lontano da qui si chiederà la città della nautica, dell'innovazione, giusto? Innovazione significa studio,
La suggestione è questa: perché non creiamo almeno un centro studi, creiamo finalmente un'università tale da poter portare in giro tutto il mondo? Perché non sfruttiamo la cittadella dell'Aurica per portare almeno la mente a un passo superiore? Non credo che noi abbiamo bisogno di un monumento di Calatrava, abbiamo bisogno di essere sempre pace, abbiamo bisogno di lavoro, lo stiamo prendendo.